Il risultato che abbiamo ottenuto a Roseto è stato un risultato storico sicuramente. Siamo partiti 2 mesi e mezzo fa, eravamo quasi misconosciuti, tra i 5 candidati eravamo gli ultimi. Arrivare secondi e arrivare anche in quel modo fino alla fine con pochi voti di scarto e soprattutto con una coalizione guidata da Tommaso Ginobre che come si definisce in questi casi, un esperto politico, uno che ha sempre raccolto voti e che quindi in realtà è stata sempre molto apprezzata dalla gente. Quindi questo superamento sicuramente è un forte indicatore per Roseto. Dopodiché i complimenti vanno fatti anche a Mario Nunes che è riuscito a vincere la sua semifinale con tranquillità. Noi ci abbiamo messo un po' più tempo, ma il concetto adesso è arrivare alla partita decisiva e partiamo tutti alla pari. Credo che un discorso a parte vadano fatti per gli altri 2 candidati che sono stati veramente leali, in modo particolare il sindaco perché ha rappresentato in modo veramente dignitoso la nostra cittadina. Con lui abbiamo fatto molte iniziative culturali e come ho detto anche in altre circostanze mi è piaciuta pure la campagna elettorale che ha portato avanti Rosaria Ciancaione, anzi alcuni punti sono punti strategici che ci piacciono. Quindi con molta probabilità riprenderemo qualora dovessimo arrivare a Palazzo Città. Però la cosa molto positiva è che si respira aria di cambiamento, si riparte con alla pari, quest'area di cambiamento certamente la rappresentiamo noi siamo la novità assoluta e quindi speriamo, ma soprattutto crediamo che il popolo a cui noi facciamo riferimento, il popolo rosetano, capisca questa volontà di cambiamento e ci premi. Questo sicuramente è una cosa che noi ci aspettiamo da tutti quanti i rosetani.